Bene, illustriamo rapidamente il wizard che viene presentato alla prima installazione dell'app facilitandovi la sua configurazione. Può essere anche poi avviato su richiesta dal menu dell'app. Inizia con una serie di note sulla caratteristica dell'app, vi ricorda di rimuovere assolutamente le procedure di ottimizzazione pena lo spegnimento dell'app da parte di Android, una serie di considerazioni sulla complessità di quest'app ma anche sulla sua, sulle sue notevoli caratteristiche e la qualità, una prece dallo sviluppatore riguardo il fatto di promuoverla. Bene, partiamo adesso chiaramente con Wizard. La prima operazione che vi richiede è di abilitare la lettura delle notifiche e essendo un lettore di notifiche ovviamente va abilitata. Ecco qua, dobbiamo consentire all'app di accedere alle notifiche. Bene, fatto questo, poi possiamo procedere. Ops, ecco qua, e i permessi telefono, bisogna concedere i permessi telefono per accedere ai contatti e per gestire le telefonate in maniera tale che lui possa vedere, l'app possa vedere chi sta telefonando e avvertirci di conseguenza. Dopodiché il primo test che il sintetizzatore di voce funzioni. Lettore di notifiche free. Potete farlo precedere da un tono di avviso. Lettore di notifiche free. E scegliere anche il tono di avviso, ad esempio. Domani. Lettore di notifiche free. Da qui potrete poi eventualmente cambiare la velocità della voce, eccetera, eccetera. Lettore di notifiche free. Naturalmente ho scherzato. Lettore di notifiche free. Ok, permessi microfono, molto importanti nel caso che vogliate rispondere a voce ai messaggi che vi pervengono, quindi diamo i permessi. Ora non ve lo posso provare, comunque voi premendo l'icona grossa del microfono potrete parlare e vedere se vi riconosce ciò che dite. Ok, questo qui è il check che vi consente poi di provarlo anche all'interno di cuffie Bluetooth su autoradio. Lettore di notifiche free. Da qui potrete verificare se è connesso col dispositivo che desiderate e poi swappare fra collegamento a una normale cuffia multimediale oppure ad un autoradio e quindi con collegamento tramite emulazione di chiamata. Suoni per silenziare, interessante, da qui potrete abilitarlo. Da qui potrete per esempio selezionare il livello di scuotimento per l'interruzione. Facciamo una prova. Sei selezionata. Ecco qua, ho scosso il telefono. Ecco qua, abbiamo interrotto. Questo è utilissimo nel caso che ovviamente vi ritroviate in una situazione di privacy e vi siate dimenticati la mia app attiva. Vorreste rimuovere al volo quello che sta dicendo. Bene, la batteria è importantissima, l'avevo detto prima. Quindi bisogna fare in modo che la mia app sia esclusa dall'ottimizzazione batteria. Adesso sta caricando tutte le app, dobbiamo dire tutte le app, poi andare a cercare il mio lettore di notifiche free, eccolo qua, e chiaramente dirgli di non ottimizzare, ecco, quindi di rimuovere le procedure di risparmio batteria. Bene, a questo punto possiamo procedere. Ecco, messaggi vocali di WhatsApp, una delle più complesse se siamo da Android 10 in su, che in questo caso occorrerà abilitare innanzitutto i messaggi vocali. Ecco qua. Da qui poi bisognerà andare nella directory dove sono contenuti i messaggi vocali. Se volete sapere come trovarla potete consultare il video che è a fianco col punto interrogativo. Comunque se deve andare normalmente in WhatsApp Media, WhatsApp Voice, ma non solo qui. Ecco. Messaggio di prova, ciao ciao. Sì, ecco. Poi dopodiché schiacciando l'icona del messaggio potete verificare
che legga l'ultimo messaggio vocale che avete ricevuto. E quindi tutto bene. Dopodiché l'avviso di chiamata, ecco, interessante, mi farò appunto una prova, innanzitutto abilitatelo, ecco da qui, dopodiché chiamatevi. Chiamata, ecco qua, premendo il tasto dell'icona del telefono chiamante, vi verranno fuori le notifiche che sono arrivate dal sistema. Ecco, tutto questo accade da Android 9 in su, chiaramente. Negli altri casi è molto semplice, non c'è assolutamente da fare tutta questa manfrina. Ecco qua, vedete da dove vi arriva la nominativa, ecco, dall'app come Android, e ci pensa lui automaticamente a questo punto a selezionarla tra le app esistenti e andare a far funzionare l'avviso di chiamata di conseguenza. Se avete un Android precedente al 9, non dovrete fare tutta questa trafila, vi potrete limitare a abilitarla. Bene, self test, potete lasciarlo abilitato oppure no, e dopodiché una serie di piccole note, e da questo momento in poi, bene, viene avvertito di spegnere e accendere il telefono, che è sempre conveniente farlo dopo una nuova installazione, e poi ecco, potete procedere con e da qui potete fare affidamento agli altri video.